Il Consiglio Comunale di Ragusa aderisce alla mobilitazione indetta da ANCI Sicilia per protestare contro la grave crisi economica dei comuni. A Vittoria, seduta sospesa e aggiornata ad oggi. Nuova ondata di freddo e gelo nel territorio provinciale. A parte un timido sole stamattina nel Lipparino, le temperature si manterranno vicine allo zero, soprattutto nell'altopiano Ibleo. Il deputato regionale Nello Di Pasquale lancia Sicilia 2.0, definita la Leopolda Sicula. Per Di Pasquale può rappresentare una grande occasione di rilancio del Partito Democratico nell'isola. No alla chiusura dell'ufficio postale di Roccazzo, lo afferma con estrema decisione il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Vito Fornaro, che si dice pronto anche ad ogni forma di protesta. Continua a Niscemi il presidio ad oltranza dell'ospedale in merito all'avvertenza sulla carenza dei servizi sanitari. Ieri intanto il sindaco La Rosa ha ricevuto la visita del vescovo di Piazza Armerina. Ancora un saluto dalla nostra redazione. In apertura, comuni Iblei in fermento in queste ore per via della gravissima situazione economica e finanziaria che li attanaglia da tempo. Ieri sera ne hanno discusso i consigli comunali di Ragusa e Vittoria, mentre a Palazzo dell'Aquila è stata deliberata l'adesione alla mobilitazione indetta dall'ANCI Sicilia. A Vittoria il dibattito proseguirà questa sera. Il Consiglio Comunale di Ragusa ha deliberato ieri sera l'adesione alla mobilitazione indetta dall'ANCI Sicilia per protestare contro quella che viene definita la gravissima situazione economica dei comuni siciliani, comuni che da tempo attraversano una fase di difficoltà economica senza precedenti e con diversi enti, anche di consistente dimensione geografica, che stanno dichiarando il dissesto finanziario e trasformando in ordinario un fenomeno che la normativa immaginava come eccezionale. Il Consiglio Comunale del Capoluogo ha quindi deliberato di aderire alla mobilitazione promossa dall'ANCI Sicilia, partecipando alle prossime azioni di protesta e di comunicazione rivolte ai cittadini e di chiedere la costituzione di un tavolo permanente di concertazione tra Stato, Regione Siciliana e Comuni dell'Isola per affrontare la grave crisi finanziaria. Al Governo nazionale si chiede la modifica della norma che ha rivisto il regime di esenzione dall'IMU dei terreni agricoli, con il particolare riferimento all'imposta relativa al 2014, un contenimento dei tagli a valere sul Fondo di Solidarietà Nazionale, di rendere più flessibili le regole relative al patto di stabilità per favorire anche le spese per investimenti e ancora di rivedere la norma che ha previsto il definanziamento dei fondi PAC. Al Governo regionale si chiede invece di erogare tempestivamente agli enti locali le risorse relative al 2014 e di mantenere inalterato il livello dei trasferimenti per il 2015. Un tema questo trattato anche ieri sera dal Consiglio Comunale di Vittoria, ma dopo una serie di batti e ribatti la seduta è stata sospesa e riaggiornata questa sera. Inizio di settimana nel territorio ibleo sotto neve e gelo e nei prossimi giorni, a parte un timido sole spuntato stamattina nella zona ipparina, le condizioni meteo non dovrebbero cambiare di molto. La Protezione Civile continua intanto a rimanere allertata in tutti i comuni sotto il coordinamento provinciale. Vertice ieri sera in prefettura per fronteggiare la nuova ondata di freddo e gelo dopo la prima avvenuta a fine anno. In queste ore le temperature hanno sfiorato gli 0 gradi per via di un'aria artica che si è riversata in Sicilia, sferzata anche da un forte vento di tramontana. Sui Monti Iblei così è riapparsa la neve, ma anche nel capoluogo con lievi fiocchi nella vicina Modica. In queste ore il fenomeno potrebbe ripetersi, anche se nel vittoriese stamattina un timido sole ha messo molti di buon umore, specie i ragazzi che dovevano entrare a scuola. Rimane in allerta la Protezione Civile nei vari comuni, i cui gruppi sono coordinati dalla sede provinciale. Sotto controllo, come sempre, la viabilità urbana ed extraurbana, specie sulla Ragusa-Catania, soprattutto nelle adiacenze di Chiaramonte Gulfi e Vizzini. Anche sulla provinciale per Gerratana e Monterasso Almo, gli automobilisti dovranno fare molta attenzione, oltre a essere dotati di catene a bordo. Le strade che portano, inoltre, verso Monte Lauro, sono da giorni diventate un manto bianco transitabile solo con pneumatici da neve e con temperature da -1 a 0. Nei vari comuni della provincia nessuna segnalazione intanto di scuole chiuse, mentre sul versante costiero il mare rimane abbastanza mosso a causa del forte vento che rende praticamente impraticabile l'attività di pesca. Tempo dunque che rimarrà, sempre secondo gli esperti, ancora perturbato nei prossimi giorni. Fine settimana intenso per i carabinieri della compagnia di Ragusa impegnati in una serie di controlli. Al termine del servizio 5 persone sono state denunciate e 5 segnalate. Sempre i carabinieri inoltre hanno arrestato un pregiudicato ragusano per evasione dai domiciliari.
I militari delle stazioni carabinieri di Marina di Ragusa e Ragusa, quelli di Santa Croce Camerina e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ragusa hanno eseguito un prolungato servizio di controllo del territorio a largo raggio nelle sere di venerdì, sabato e domenica. Durante i controlli due utenti della strada sono stati colti alla guida in stato di alterazione psicomotoria. Entrambi hanno subito il sequestro del veicolo. Il primo, un ventenne neopatentato di Noto, è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza, aggravata dall'orario notturno e dalla condizione di neopatentato. Un 48enne ragusano invece è stato trovato con tracce di cannabinoidi nel sangue. Decine poi le perquisizioni. Un tunisino 25enne residente a Santa Croce, bracciante agricolo, è stato trovato in possesso di uno smartphone risultato rubato a Marina di Ragusa. È stato quindi denunciato per ricettazione. Denunciato anche un 57enne ragusano, già noto ai carabinieri, poiché aveva in tasca un coltello a serramanico. Durante i controlli su strada, un automobilista, imprenditore agricolo di 36 anni, è stato fermato dai militari a Marina. Aveva il contrassegno assicurativo falso e pertanto è stato denunciato. Moltissimi anche i controlli antidroga, con 5 persone segnalate quali assuntori. Un giovane di Marina, appena 18enne, è stato beccato con una dose di hashish in tasca. Anche due coppie di amici sono stati segnalati. I primi due tunisini stavano fumando uno spinello in auto, sicché è stata sequestrata anche la patente di guida. Stessa fine ha fatto la patente di un giovane ragusano che con un amico stava consumando uno spinello in auto in riva al mare. Sempre nel fine settimana, inoltre, i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Ragusa hanno arrestato un uomo per evasione. Si tratta di Rosario Scrofani, è stato sorpreso alla guida di un'auto in pieno centro. L'uomo, un 53enne ragusano, era ristretto ai domiciliari per violenza sessuale. Informato il pubblico ministero, Serena Menicucci, è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari. La notizia che verrà potenziata la tratta ferroviaria Canicattì-Gela-Comiso, che attraversa tutta la Sicilia sud-orientale collegando le province di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa, non può che riempirci di ottimismo, vista l'importanza del progetto per i territori in qualche maniera di riferimento del nostro scalo. Lo hanno dichiarato il presidente della SOACO, la società di gestione dell'aeroporto di Comiso, Rosario Di Bennardo, e l'amministratore delegato Enzo Taverniti. Il progetto infrastrutturale e tecnologico varrà 35 milioni di euro e la sua concretizzazione comincerà a marzo, per essere poi ultimata entro la fine dell'anno. Per inciso, sarebbe anche possibile, con un futuro ulteriore finanziamento, la realizzazione di un collegamento permanente dalla stazione di Vittoria con il Pio La Torre, hanno evidenziato ancora Di Bennardo e Taverniti. Per il deputato regionale Nello Di Pasquale, quella che viene denominata la Leopolda Sicula, ossia Sicilia 2.0, potrà rappresentare una grande occasione per il PD isolano. Due gli appuntamenti importanti in programma, il 28 febbraio e il 1 marzo a Palermo. Un'occasione da non perdere, un appello alla partecipazione a quello che lancia il parlamentare regionale Nello Di Pasquale, area Renzi del PD, affinché amministratori e cittadini possano essere parte attiva in occasione di Sicilia 2.0, definita la Leopolda Sicula. Il cambiamento delle politiche in favore dei territori passa anche da Sicilia 2.0, spiega lo stesso Di Pasquale, che rilancia la necessità di avviare la concreta analisi dei problemi per proporre soluzioni e idee. E dopo aver partecipato alle Leopolda Sicilia 2.0 in programma in due tornate, il 28 febbraio e il 1 marzo a Palermo, per Di Pasquale rappresenta un'occasione importante da non farsi sfuggire, soprattutto utile a lavorare insieme per la Sicilia. Nella due giorni saranno attivati in pratica 25 tavoli di confronto su 25 argomenti diversi, dall'economia al lavoro, dall'innovazione alla geopolitica, passando per la politica accanto ai territori. Per aderire basta contattare il sito internet e programmare il futuro, afferma il deputato regionale Ibleo, si può fare soltanto passando dalla reale e concreta conoscenza del presente e delle esigenze contemporanee. E sono sicuro, conclude Di Pasquale, che applicare anche in Sicilia il metodo di confronto tematico avviato con successo a Firenze permetterà al Partito Democratico di avere una marcia in più nel dare risposta ai problemi dei siciliani. Angelo Fraschilla, esperto del sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosia per lo sviluppo economico con delega al turismo, chiede le dimissioni di Giovanni Occhipinti, da poco eletto presidente del distretto turistico degli Iblei. Rappresenta la parte privata e non quella pubblica, non lo riconosciamo, dice, si dimette e si proceda ad una nuova assemblea ed elezione. L'elezione di Occhipinti rende quindi più fragili i rapporti tra i soci del distretto. Al Polo Epparino il metodo usato per eleggerlo non è piaciuto. Perché si è dimesso Mario Papa, si interroga Fraschilla, non c'è stato nessun dibattito pubblico. Avevamo chiesto al presidente del comitato strategico Filippo Spataro, sindaco di Comiso, che in sostituzione di Papa si eleggesse un presidente garante anche della parte pubblica. Invece, conclude, ci ritroviamo il vicepresidente di Forza Italia. Agricoltura bene comune. Sotto questo slogan il Movimento per i diritti agricoli di Vittoria torna ad incalzare i sindaci parlamentari Iblei per un impegno mirato a rappresentare concretamente le istanze del comparto.
La crisi del comparto agricolo necessita di interventi normativi da parte dello Stato nelle sue varie articolazioni. Ne è sempre più convinto il Movimento per i diritti agricoli di Vittoria, che torna a chiedere ai sindaci e parlamentari della provincia Eblea un impegno mirato a rappresentare con maggiore vigore le istanze del settore primario. La settimana scorsa, come si ricorderà, una delegazione del Movimento ha incontrato gli amministratori di Comiso, rappresentanti di Sadio dei produttori della fascia trasformata. Si è pertanto convenuto sulla necessità di concentrare gli sforzi comuni su 4 punti fondamentali, vale a dire moratoria dei debiti INPS, revisione della normativa sulla tassazione dei terreni, attivazione delle norme di salvaguardia e attivazione della legge di energia e gasolio in agricoltura. Il sindaco Spataro e l'assessore Ramo hanno manifestato la loro volontà di farsi promotori di iniziative volte a rappresentare nelle opportune sedi queste richieste. A breve seguiranno altri incontri con gli amministratori delle città interessate ad uno sviluppo e ad una crescita del settore primario dell'economia della fascia trasformata. Obiettivo: fare fronte comune a favore di un comparto agricolo per un suo rilancio appunto come bene comune. Attivi da oggi 2 nuovi servizi di connessione internet all'interno del mercato ortofrutticolo di Vittoria, dove sono state installate 2 base station ADSL Wi-Fi per consentire ai titolari delle concessioni al mercato che lo richiederanno di poter fruire a costi contenuti di un efficiente servizio di connessione internet, e poi hotspot per tutti coloro che operano all'interno della struttura. Il servizio sarà fruibile dopo una semplice registrazione e sarà gratuito per la durata di 2 ore al giorno. Per il presidente Emanuele Garasi si tratta di un ulteriore servizio che facilita l'accesso alle informazioni, favorisce gli scambi commerciali tra gli operatori all'interno del mercato ortofrutticolo e rappresenta un ulteriore passo in avanti per rendere la struttura più efficiente e moderna. Il sindaco di Chiaramonte, Vito Fornaro, dice no alla chiusura dell'ufficio postale di Roccazzo. Il primo cittadino ha già scritto al prefetto e alla direzione provinciale delle poste e si dice pronto anche ad ogni forma di protesta. No alla chiusura dell'ufficio postale di Roccazzo. Il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Vito Fornaro, in una nota indirizzata alla direzione provinciale delle poste dal prefetto di Ragusa, non usa mezzi termini per contestare con forza l'ennesimo taglio calato dall'alto. È inconcepibile che da Roma, in base a criteri meramente numerici, senza tenere minimamente conto della specificità del territorio, dice il primo cittadino, si operino delle scelte che mettono in grave difficoltà la numerosa popolazione residente nelle contrade e le tante aziende sparse su tutto il territorio comunale che hanno come unico riferimento l'ufficio di Roccazzo. Un importante servizio pubblico come la posta non può essere piegato ai numeri, dice, bisogna tenere conto della vastità del territorio e delle specificità delle realtà produttive. Per questo ho interessato anche il prefetto, perché non è concepibile che i cittadini residenti nelle zone rurali subiscano ulteriori disagi. Non intendiamo assolutamente sottostare a questo tipo di vessazione dall'alto, continua ancora il sindaco Fornaro, e per questo intraprenderemo ogni azione di protesta per scongiurare la chiusura di questo importante presidio del territorio. Oltre a promuovere a stretto giro un incontro con i vertici delle poste, annuncia, su proposta del consigliere comunale di Cambiare per Crescere, Elisa Lauria, sarà coinvolta la popolazione attraverso una petizione popolare, proprio per evidenziare, qualora ve ne fosse bisogno, l'importanza dei servizi pubblici nelle zone rurali ed in un territorio esteso come quello di Chiaramonte Gulfi. La vicenda è stata sottoposta all'attenzione dell'intero Consiglio Comunale durante la seduta di ieri. Auspichiamo, conclude il sindaco, anche il pieno coinvolgimento degli altri gruppi consiliari, considerato che la problematica investe tutta la comunità e non una sola parte politica. Innovazione nelle tecniche ortopediche, questo è il tema del corso medico ECM svoltosi a Ragusa nei giorni scorsi. Ad organizzare l'evento l'associazione internazionale ICORA. Si è svolto sabato a Ragusa, nei locali della Scuola dello Sport, il corso medico ECM su innovazione delle tecniche ortopediche, organizzato da ICORA, l'associazione internazionale che si occupa di ricerca e formazione medica specializzata in ambito di tecnica ortopedica, medicina riabilitativa, ortopedia e posturologia clinica. Il corso è servito ad informare sulle innovazioni più recenti in campo tecnico ortopedico e sugli strumenti che oggi è possibile mettere in atto per migliorare la qualità della vita dei soggetti disabili. Inoltre si sono approfonditi temi riguardanti le patologie dell'apparato muscolo-scheletrico. Di rilievo, nel corso che si è svolto a Ragusa, la presenza di Paolo Boldrini, presidente nazionale della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa. E in un periodo in cui abbiamo necessità di razionalizzare le nostre risorse, di utilizzarle al meglio a favore dei nostri pazienti, è ovvio che collaborare con chi produce e sviluppa e con chi, la collaborazione fra chi produce e sviluppa e chi ha il compito di applicare queste conoscenze alla clinica è fondamentale. Io ritengo che la collaborazione sia una fonte di
miglioramento della qualità delle cure, ma anche un modo per spendere bene i denari che la collettività ci affida. A partecipare anche Maria Teresa Agati, presidente del Centro Studi e Ricerche per Ausili per Disabilità Motorie. In questi ultimissimi giorni il Ministro ha annunciato la revisione dei livelli essenziali di assistenza, nell'ambito di questi anche la revisione dell'assistenza protesica. Questa è una gran bella cosa perché saranno inseriti finalmente nuovi dispositivi, nuove tecnologie. Siamo molto preoccupati però perché il Ministro ha annunciato anche contestualmente il ricorso all'acquisto tramite gare d'appalto, quindi tramite appalti pubblici, di tutti i dispositivi inseriti all'interno. Le prove pratiche si sono svolte nella sede di Ortomedica Sicilia. Siamo lieti di aver ospitato Icora per la prima volta in Sicilia e di aver messo a disposizione le nostre attrezzature scientifiche e il nostro personale tecnico per svolgere la parte pratica del corso ECM sulle innovazioni e le tecniche ortopediche. È stato infatti approvato il progetto esecutivo relativo al dragaggio dei fondali del porto ai fini del ripristino delle batimetriche di progetto. Ciò è quanto dispone la determina dirigenziale del 3 febbraio scorso che autorizza tra l'altro la società concessionaria Porto Turistico Marina di Ragusa S.p.A. alla realizzazione dell'intervento, il cui costo è a totale carico della stessa e che dovrà ultimarlo entro 90 giorni dall'inizio e comunque non oltre il 30 aprile prossimo, al fine di non comportare disagi alla stagione turistica balneare. Mentre continua a Niscemi il presidio ad oltranza del nosocomio in merito all'avvertenza sulla carenza dei servizi, il sindaco La Rosa ha ricevuto la visita del vescovo di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana. Visita ieri in città del vescovo della diocesi di Piazza Armerina, il quale in merito all'avvertenza ospedale in corso a Niscemi da oltre 20 giorni per le gravi carenze di personale, ha incontrato il sindaco Francesco La Rosa. Durante l'incontro, Monsignor Gisana ha chiesto di essere informato sui motivi che hanno determinato nel tempo il graduale depotenziamento dei servizi ospedalieri in città. In risposta, il primo cittadino ha spiegato al vescovo i motivi che lo inducono ormai da tempo a dare continuità al presidio permanente del nosocomio, presidio che vede coinvolti anche gli assessori, il presidente del Consiglio Comunale e consiglieri, associazioni di volontariato e liberi cittadini. Siamo in attesa, ha spiegato lo stesso La Rosa al vescovo, dei provvedimenti che il nuovo manager dell'ASP2, Carmelo Iacono, dopo il sopralluogo effettuato all'ospedale, intenderà adottare questo per rendere stabili, così come richiesto, i servizi sanitari ospedalieri, ottemperando a tutte le carenze del personale medico, infermieristico e ausiliario, ovvero applicando quanto previsto alla vigente pianta organica. La pagina degli spettacoli organizzato dal Comune di Ragusa, un evento dedicato al parco urbano della vallata Santa Domenica e Cava Confalone il prossimo 14 febbraio nei locali di Palazzo Garofalo. Diversi esperti approfondiranno temi legati alle caratteristiche delle vallate di Ragusa e del loro rapporto con l'abitato. L'evento si aprirà con una visita alla vallata Santa Domenica guidata dal professor Giorgio Flaccavento, esperto di storia locale. L'appuntamento per chi volesse partecipare è fissato alle ore 15:30 in piazza San Giovanni. Dopo il tour in Giappone, il musicista vittoriese Alessandro Salsetta si è esibito nei giorni scorsi al Teatro Comunale di Vittoria. Come promesso, ha regalato alla città un concerto gratuito nel quale ha riproposto la formula che tanto ha avuto successo a Tokyo. Si è svolto nei giorni scorsi al Teatro Comunale di Vittoria il concerto della Alessandro Salsetta Jazz Band. Si tratta di un evento fortemente voluto dallo stesso Salsetta, che ha lavorato affinché potesse essere completamente gratuito. Dopo essersi esibito in tutta Italia e anche all'estero, in particolare in Giappone, Alessandro ha voluto regalare la serata alla città con il chiaro obiettivo di avvicinare a questo genere anche chi non lo ascolta o non lo conosce molto. Per agevolare questo approccio, nel corso della serata sono stati eseguiti anche brani tipici del repertorio italiano, ma rivisitati in chiave jazzistica. L'idea di fare questo concerto è nata dall'esigenza di mostrare alla città e mi ha permesso di andare a Tokyo insieme al cantante trombettista Samuele Mammano. Siamo molto felici di averlo fatto, è andata molto bene, è stato un vero successo, il teatro era veramente pieno e questo grazie ovviamente sia all'amministrazione comunale, il sindaco sono stati molto disponibili e alle aziende che hanno sponsorizzato l'evento, perché non è facile regalare un concerto totalmente gratuito e quindi senza nessun biglietto, nessuna spesa per gli spettatori. Siamo quindi molto felici di averlo fatto e alla prossima. Ad accompagnare il pianista Alessandro Salsetta e il cantante Samuele Mammano, che ha fatto tappa in Giappone proprio con Salsetta, e poi Maurizio Agosta alla tromba e al filicorno soprano, Saro Riso al contrabbasso e Marcello Arrabito alla batteria.
Lo sport, parliamo di calcetto, domenica amara per la vittoria, calcetto sconfitta in casa dall'Ital Salandra, un pesante passivo 12-2 che ha messo di cattivo umore la dirigenza, intenzionata a prendere provvedimenti severi verso alcune calciatrici. Domenica da incubo per la vittoria calcetto, seppellita sotto una dozzina di reti dall'Ital Salandra, una debacle impensabile alla vigilia, anche se l'avversario erano saldamente piazzate al terzo posto, ma pochi si sarebbero aspettato una simile sbracatura. 12-2 il punteggio finale, che segna sicuramente il picco più alto del brutto periodo attraversato dal team di Davide Nobile, e dire che il primo tempo, chiuso sotto per 2-1, non lasciava per nulla presagire il rovescio della ripresa, dove gli ospiti hanno in pratica banchettato contro un avversario del tutto inconsistente, incapace di una benché minima reazione. Naturalmente facce scure tra i dirigenti al termine e un amareggiato Alfonso Rete. Per il presente biancorosso ogni calciatrice non può pensare di risolvere il match da sola. Alcune vanno in cortocircuito e non seguono nemmeno le direttive impartite dal tecnico o gli schemi provati in settimana. Inoltre qualcuna sta dimostrando, per Rete, di non avere un reale attaccamento alla maglia, per cui a breve, dice, andranno presi i provvedimenti. Un presidente dunque molto amareggiato, oltre che abbastanza severo verso la squadra in generale, facendo capire che di solito non prende mai decisioni a caldo, quando la rabbia, cioè, potrebbe far commettere errori, e si ripartirà cercando di capire dove è finita la squadra che nelle prime 8 partite aveva conquistato ben 15 punti. Rivediamo insieme i fatti in primo piano. Il Consiglio Comunale di Ragusa aderisce alla mobilitazione indetta da ANCI Sicilia per protestare contro la grave crisi economica dei comuni. A Vittoria, seduta sospesa e aggiornata ad oggi. Nelle varie delibere consiliari si chiede in particolare al Governo nazionale un contenimento dei tagli a valere sul Fondo di Solidarietà Nazionale e al Governo regionale di erogare tempestivamente le risorse relative al 2014. Nuova ondata di freddo e gelo nel territorio provinciale. A parte un timido sole stamattina nel Lipparino, le temperature si manterranno vicine allo zero, soprattutto nell'altopiano Ibleo. Il principale pericolo riguarda la formazione di ghiaccio stradale, attivato il presidio territoriale della Protezione Civile, mentre sotto controllo rimane la viabilità urbana ed extraurbana. Nella zona pedemontana, l'obbligo di catene a bordo. Il deputato regionale Nello Di Pasquale lancia Sicilia 2.0, definita la Leopolda Sicula. Per Di Pasquale può rappresentare una grande occasione di rilancio del Partito Democratico nell'isola. Due gli appuntamenti in programma: il prossimo 28 febbraio e il 1 marzo a Palermo. Nella due giorni saranno attivati 25 tavoli di confronto su altrettanti argomenti diversi, e per aderire basta contattare il sito internet di Sicilia 2.0. No alla chiusura dell'ufficio postale di Roccazzo, lo afferma con estrema decisione il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Vito Fornaro, che si dice pronto anche ad ogni forma di protesta. Per Fornaro è inconcepibile che da Roma, in base a criteri meramente numerici, si operino delle scelte che mettono in grave difficoltà la numerosa popolazione residente, per non parlare delle tante aziende che hanno un solo punto di riferimento. Continua a Niscemi il presidio ad oltranza dell'ospedale in merito all'avvertenza sulla carenza dei servizi sanitari. Ieri intanto il sindaco La Rosa ha ricevuto la visita del vescovo di Piazza Armerina. Monsignor Rosario Gisana ha chiesto di essere informato sui motivi che hanno determinato il graduale depotenziamento dei servizi ospedalieri in città, mentre La Rosa ha spiegato di essere in attesa dei provvedimenti promessi dall'ASP. Da parte mia è tutto, vi lascio ora all'edizione di CRN News per i fatti di rilievo nazionale. Grazie per averci scelto.